Sei spesso deconcentrato mentre studi o stai lavorando? Anche se l'argomento ti piace o il lavoro che stai facendo ti piace, ti rendi conto che appena passa una mosca, tu ti deconcentri? Ecco, miracoli non ne possiamo fare, ma in questo video cercherò di darti alcune informazioni e strategie utili dal punto di vista alimentare per migliorare la tua concentrazione. Molti pensano che l'età migliore dove si ha la massima concentrazione in assoluto è l'adolescenza. In realtà non è così, perché il nostro cervello matura intorno ai 24 anni, quindi l'età migliore con la massima prestazione in assoluto del nostro cervello è proprio intorno ai 24 anni. Se hai superato di gran lunga i 24 anni o sei molto di sotto la soglia dei 24 anni, non ti preoccupare, perché non vuol dire che il nostro cervello poi dopo i 24 anni completamente va regredendo e morendo. Non ti preoccupare, in questo video cercheremo di capire quali sono gli alimenti migliori per migliorare la nostra concentrazione, sia nello studio, nel caso in cui tu sia uno studente, sia nel lavoro. Il primo consiglio che voglio darti è proprio quello di mangiare cibi poco trattati e il più possibile freschi, secondo natura. Infatti il nostro cervello è rimasto settato a 100.000 anni fa, è un po' come quello dell'uomo delle caverne, quindi ha proprio bisogno di mangiare secondo natura, quindi il più possibile vicino alla natura. È proprio vero quando si dice che bisogna mangiare frutta e verdura di stagione, proprio perché bisogna sempre seguire un po' il flusso della stagione. Inoltre, adesso ti darò alcuni alimenti utili per migliorare la concentrazione. Al primo posto troviamo le verdure a foglia verde, come gli spinaci, le bietole, i broccoli, le cime di rapa, la famiglia dei cavoli e la lattuga. Queste, le verdure a foglia verde, sono molto importanti perché aumentano la concentrazione. Al secondo posto troviamo i frutti a guscio e i semi. In particolare, ottimi per la concentrazione sono le noci, le mandorle, i semi di lino e i semi di girasole. Al terzo posto ti consiglio i frutti di bosco, quali i mirtilli, le prugne, i lamponi e le fragole. Al quarto posto, non ci crederai mai, c'è il cioccolato, ma non un cioccolato qualsiasi, deve essere di buonissima qualità, almeno al 70%, con pochi zuccheri. Al quinto posto ti consiglio i cereali integrali, come la segale, il riso integrale, l'orzo e l'avena. Al sesto posto ci sono le uova, perché grazie alla colina contenuta al loro interno vi è una diminuzione del cortisolo, uno degli ormoni dello stress, e di conseguenza l'aumento della concentrazione. All'ottavo posto ti consiglio alcuni pesci di acqua fredda, come le aringhe, lo sgombro, le sardine, le acciughe e il salmone selvatico. Al nono posto ci sono i fagioli, che sono legumi molto utili per migliorare l'attenzione e l'apprendimento. Ed infine eccoci al decimo posto, non poteva che mancare il caffè. Il caffè è un vero toccasana per la concentrazione, purché non si esageri nell'assunzione. Due o tre tazze al giorno sono la quantità ideale per tenerci svegli e concentrati. Spero di esserti stata utile e ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al mio canale YouTube in modo tale da essere sempre aggiornato sui prossimi video e anche sulla mia pagina Facebook Psicologia e Neuroscienze Dottoressa Laura Pirotta, dove posto quotidianamente argomenti di psicologia, neuroscienze e psicosomatica. Grazie e al prossimo video.